Possiamo aprire la parola di Dio nella seconda epistola ai Corinti, capitolo 5. Seconda epistola ai Corinti, capitolo 5. Leggiamo dal verso 1. Seconda epistola ai Corinti, capitolo 5, verso 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati e perciò non desideriamo già di essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati, proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo, siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro il partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Verso 9, perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Alleluia. Grazie a Dio per la sua parola, il Signore benedica, potete accomodarvi. Con l'aiuto di Dio stasera desidero parlarvi intorno ad alcune considerazioni relative alla nostra vita, alla nostra esistenza. Perché è ovvio che se siamo qua, io vedo voi, voi vedete me, io sento voi, voi sentite me, perché siamo in vita. E perché esistiamo. Non siamo una realtà virtuale, siamo una realtà tangibile, possiamo stringerci la mano, possiamo scambiarci sguardi più o meno positivi, possiamo guardarci con gli occhi storti, possiamo sorriderci o possiamo anche ignorarci. Possiamo far finta che l'altro non esista. Ma a dispetto di quello che possa essere il nostro atteggiamento, è un dato di fatto che noi viviamo e che la nostra vita è soltanto una minima parte di quella che sarà la nostra eternità. Perché uno di questi giorni suonerà l'ultima tromba, uno di questi giorni ci sarà il grido finale, ecco lo sposo, e uno di questi giorni tutti quanti noi saremo presi dall'ansia di accendere la nostra lampada,
e andare ad incontrare il Signore. E io spero che tutti quanti noi facciamo parte delle 5 vergini che avranno abbastanza olio per poter accendere la lampada. Infatti, la mia speranza è un po' più alta del semplice avere dell'olio. Io desidero avere la mia lampada costantemente accesa. Amen. Perché è assolutamente importante che la lampada sia accesa, perché è impossibile camminare al buio e non inciampare. È possibile, impossibile camminare al buio e non sbattere contro oggetti o addirittura farsi del male. La parola di Dio dice che la parola di Dio è la lampada al nostro piede. Ed è importante che questa lampada sia sempre accesa e viva nella nostra vita. Alleluia. Cercare di vivere la nostra vita con la lampada accesa solo per parte del nostro tempo e correre dei grossi rischi, perché solo quando la nostra lampada è sempre accesa che possiamo avere una chiara idea di quale sia la quantità di olio di cui ancora disponiamo, e sarà nostra premura e nostra cura andarci a rifornire, andarci a procurare dell'altro olio. E sapete, il modo per procurarci dell'altro olio è quello di parlare a Dio quotidianamente, è quello di parlare a Dio ogni giorno. Non c'è un altro modo. Grazie a Dio per la comunione fraterna, ma il fratello non ha abbastanza olio per lui e per me. Io non ho abbastanza olio per me e per voi. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di andare alla fonte dell'olio, alla fonte dello Spirito. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di parlare al nostro Dio per essere rinnovati nella mente, per essere ricaricati nello Spirito, per essere rinnovati nello Spirito, così come dice il salmista, di chiedere al Signore di dargli un cuore nuovo, uno spirito nuovo, di essere rinnovato nello Spirito. Spirito, di essere rifornito di olio, perché questa vita che noi stiamo vivendo è come l'anticamera dell'eternità, ed è assolutamente importante che noi siamo pronti quando suonerà quell'ultima tromba, quando ci sarà l'ultimo appello. Non possiamo permetterci il lusso di essere trascurati, di affrontare la vita con leggerezza o di viverla come se avremo sempre il tempo di fare la scelta finale. E questo non ci viene per nessuna ragione al mondo garantita. Oggi noi dobbiamo essere pronti. Oggi dobbiamo avere le nostre lampade piene. Oggi dobbiamo essere rinnovati nello Spirito. Oggi dobbiamo vivere in relazione all'eternità, in prospettiva dell'eternità. E quando quel giorno avverrà, e verrà senza un preannuncio, Gesù ha detto: sarà come un ladro di notte il ritorno del Signore, verrà quando meno ce l'aspetteremo. Ecco perché è importante che siamo pronti ogni giorno. Alleluia, alleluia. Dobbiamo, così come ci ha detto l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Corinti, dobbiamo studiarci di essergli graditi. Ci preoccupiamo così tanto di fare bella figura con il nostro collega, con il nostro amico, con il nostro vicino. Ci preoccupiamo così tanto di fare colpo sugli altri. Magari, non so quanti di voi ancora avete questa abitudine, se potete permettervelo, ben per voi. Se si va a un matrimonio con il vestito grigio, il prossimo matrimonio il vestito dovrà essere blu, dovrà essere un altro vestito. Ed è qualcosa a cui molti tengono. Vogliono far sfoggio della propria eleganza. A volte si vuole fare sfoggio di quello che non si ha.
si comprano vestiti che sono al di sopra delle nostre possibilità, si cerca di vivere uno stile di vita che è al di sopra delle nostre possibilità, e la ragione di base è quella che prima di tutto non siamo mai soddisfatti di quello che abbiamo, e poi vogliamo fare colpo sugli altri, vogliamo essere all'ultimo grido, vogliamo essere all'ultima moda, vogliamo essere notati, vogliamo essere visti, vogliamo essere approvati, vogliamo essere accettati. E a causa di questo desiderio di voler essere accettati, approvati dalla società in cui viviamo, è così facile scivolare nel compromesso, è così facile cadere nell'ambiguità, perché per essere accettati ed approvati dobbiamo adeguarci agli altri, e il più delle volte adeguarsi agli altri significa ignorare quelli che sono i criteri e i principi della parola di Dio. La Bibbia dice: dobbiamo studiarci di essergli graditi, di essere graditi a Dio. Amen. Non dobbiamo preoccuparci se il mondo ci approva o meno, non dobbiamo preoccuparci se il mondo ci gradisce o meno, ma dobbiamo preoccuparci, o dobbiamo studiarci, dobbiamo sforzarci di essere graditi a Dio, che viviamo o che moriamo. La nostra esistenza non deve essere vissuta in relazione a ciò che gli altri si aspettano da noi. La nostra esistenza deve essere vissuta in relazione a ciò che Dio si aspetta da noi. Perché alla fine è davanti a Lui che noi dovremo apparire. È davanti a Lui che dobbiamo presentarci per dare il resoconto della nostra vita. Alleluia. Alleluia. L'Apostolo Paolo ad un'altra chiesa, la chiesa di Tessalonica, dice: quanto all'amore fraterno non avete bisogno che io ve ne scriva, perché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più. L'Apostolo sta dicendo: non amerete mai abbastanza. Non amerete Dio abbastanza, non amerete il prossimo abbastanza, non amerete la parola di Dio abbastanza. Ogni giorno dovete cercare di fare un po' di più, di amare Dio un po' di più, di amare il prossimo un po' di più, di amare la parola di Dio un po' di più, di amare la Chiesa un po' di più. E l'obiettivo non è quello di far colpo sugli altri, ma è quello di essere graditi a Dio. Nel brano che abbiamo letto inizialmente, l'Apostolo Paolo, che a dire il vero, così come il povero Pietro ha detto, lui è piuttosto complicato nei suoi ragionamenti. Non era uno studentello, era un uomo di alta cultura, e probabilmente era così abituato a parlare in un certo modo che anche quando scriveva alle varie chiese non immaginavo forse neanche che gli altri avrebbero avuto difficoltà a capire quello di cui stava parlando. Ma nel brano che noi abbiamo letto inizialmente, rivolto ai Corinti, lui in effetti sta facendo una sorta di discorso intorno alla validità della vita, la vita temporanea, la vita eterna, vivere su questa terra, vivere nell'eternità, vivere in questo corpo, vivere nel nuovo corpo incorruttibile. Fa questo tipo di ragionamento per poi tirare le somme e dire: dobbiamo studiarci di essere graditi a Dio su questa terra o nell'aldilà. Se il nostro obiettivo è Dio, dobbiamo studiarci di essere graditi a Dio. Se noi non siamo graditi a Dio su questa terra, non avremo il privilegio di essere davanti al suo cospetto nell'eternità per stare con Lui per il resto dell'eternità. Alleluia. Questa vita non è una vacanza, questa vita è un'opportunità. E piuttosto che andare in giro alla ricerca di quello che può
compiacere noi stessi o che può compiacere gli altri. Dovremmo avere come obiettivo quello di compiacere Dio, perché l'unica cosa che ci aiuterà a vivere meglio su questa terra è raggiungere l'eternità con Dio, che è la nostra meta finale. Alleluia. Di recente ho sentito una storia alla radio, di tanto in tanto, in base all'orario in cui mi trovo in auto, c'è un programma, no? Non chiedetemi a che ora è, quale giorno della settimana lo fanno, ma ogni volta che mi sono trovato nella giusta fascia oraria, ho sentito delle storie interessanti, di personaggi interessanti, personaggi che magari sono stati quanto mai famosi nel mondo, di cui però non si conoscono i retroscena, non si conoscono dei particolari che dovrebbero aiutarci a riflettere. In questa particolare occasione, credo sia stata la settimana scorsa, giorno più, giorno meno, ho sentito parlare di un calciatore che da molti è considerato il migliore calciatore che sia mai esistito sulla faccia della terra. Ora io lo so che molti di voi siete patiti del calcio, ma probabilmente non sapete neanche di chi sto parlando. Chi è il più famoso dei calciatori che sia mai esistito? Pelé. Sbagliato, hai visto? Ma quale Maradona? Ma Pelé, Maradona, ma onde vivete? Dice, no, bumolo, no, una vasca dei pisci. Questo era un brasiliano e si chiamava Mané Garrincha. Ma lasciate che vi dica un po' dei particolari della sua vita. Era nato e cresciuto in uno dei villaggi più poveri del Brasile. Giocava e camminava a piedi scalzi, perché non poteva permettersi di avere un paio di scarpe. Giocava a piedi scalzi al pallone. Il suo sogno era quello un giorno di poter far parte di una vera squadra di pallone. Ma fu colpito dalla poliomielite. E a causa della poliomielite una gamba non sviluppò tanto bene quanto l'altra, era 6 centimetri più corta. Come se ciò non bastasse, aveva le gambe storte e da quello che ho sentito dire, dicevano che aveva le ginocchia al contrario, aveva le ginocchia storte. Il medico, quando una volta lui esternò il suo desiderio di poter giocare a pallone, gli ha detto: tu non potrai mai giocare a pallone, era deforme, le sue gambe erano storte, una era più corta dell'altra, aveva dei seri problemi alle ginocchia. E il medico ha detto: non puoi neanche correre. Ma in un modo o nell'altro lui riuscì a raggiungere il suo obiettivo, a far parte di una squadra. E questa persona oltretutto era anche molto semplice dal punto di vista mentale, ingenuo, si potrebbe quasi dire stupido. Pensate, una volta aveva una radio e siccome lui non sapeva che la radio si poteva sintonizzare con le varie stazioni, l'ha regalata perché quella radio parlava solo norvegese. Dice: non so cosa farmene, parla solo norvegese, quindi la regalò. E con molta facilità tutti quanti si prendevano o approfittavano di lui. Ma lui riuscì a raggiungere il suo obiettivo e hanno commentato dicendo: la ragione per cui riuscì a raggiungere il suo obiettivo fu perché, nonostante la sua ingenuità, lui accettò le proprie limitazioni e ne fece il suo punto di forza. Nel momento in cui la palla arrivava ai suoi piedi, questo morì nel 1982, qualcuno di voi non era neanche nato, nel momento in cui lui riusciva ad avere la palla, era un dado di fatto, in un modo o nell'altro la portava nella porta della squadra antagonista. E quando un avversario, un giocatore della squadra avversaria si avvicinava a lui e lui riusciva, come si dice, a marcarlo, come si dice? Scusate la mia ignoranza.
lui riusciva a superare. Perché? Perché a causa delle sue malformazioni, i suoi movimenti erano così anomali che nessuno riusciva a prevedere cosa avrebbe fatto. E quindi lui andava oltre il suo avversario, ma poi cosa faceva? Vieni qua, Giuseppe, tu sei... Ho sentito dire che sai giocare bene al pallone. Ora ti faccio fare mala combassa. Nel momento in cui riusciva ad andare oltre l'avversario, si fermava e aspettava che lui gli ritornasse davanti. E lo smarcava di nuovo, e poi di nuovo, e poi di nuovo, fino a quando poi arrivava vicino alla porta, segnava lui e passava la palla a un altro per... Era un delirio dei tifosi. Lo chiamavano il torero del calcio. Era impossibile che lui, avendo la palla ai piedi, non la portasse nella porta dell'avversario. Malforme, ingenuo, con problemi che i medici dichiaravano problemi per cui lui non avrebbe mai potuto giocare al pallone. Però lui accettò le proprie limitazioni, ne fece il suo motivo di forza. Sapete qual è una delle cose più patetiche per un cristiano? Non ce la faccio a camminare po', Signore. Chiedete a Manè Garencia se ce la faceva a giocare con la gamba 6 centimetri più corta e con le ginocchia storte. Chiedete a Manè Garencia cosa significava per lui quando gli altri lo prendevano in giro o approfittavano di lui. Lui neanche se ne accorgeva, non se ne rendeva neanche conto. Per lui la cosa bella era vivere il suo sogno, vivere per il suo sogno, a dispetto di quello che gli altri pensavano di lui e quello che gli altri facevano nei suoi riguardi. Anche quelli che avrebbero dovuto curare i suoi interessi sono stati quelli che ne hanno approfittato di più, hanno riempito le loro tasche di soldi e lui viveva a malapena del sufficiente, perché per lui non era neanche importante quale vestito indossava, non era neanche importante che cibo mangiava, per lui era importante essere nel campo e poter avere la palla tra i piedi e giocare, giocare. Era il sogno della sua vita. Chiesa, il sogno della nostra vita deve essere quello di essere graditi a Dio, a dispetto delle nostre debolezze, a dispetto delle nostre limitazioni, a dispetto delle nostre incapacità. Dobbiamo vivere per Dio, perché possiamo vivere per Dio. Dobbiamo vivere per Dio, perché non siamo abbandonati a noi stessi. E c'è una cosa che dobbiamo sempre ricordare: Dio non ci abbandona mai. Se vogliamo, possiamo vivere per Dio. Dobbiamo e possiamo vivere per Dio. L'avversario non è mai troppo forte per noi se noi viviamo per Dio. La vita non è mai troppo difficile per noi se noi viviamo per Dio. Non ha importanza se il mondo ci prende in giro, se noi viviamo per Dio. Non ci importa del fatto che il mondo ci prende in giro, perché noi siamo graditi a Dio. Alleluia! Alleluia, alleluia. Vi esorto ad abbondare in questo sempre di più. Non essere soddisfatto di come sei vissuto per Dio ieri. Oggi è un altro giorno e deve essere un giorno in cui noi ci avviciniamo di più a Dio. E domani non dobbiamo vivere del ricordo di oggi. Domani dovrà essere, se Dio ci dà la grazia di vivere il domani, deve essere un'altra nuova opportunità per avvicinarci di più a Dio, per essere ancora più graditi a Dio, per essere come Lui vuole che noi siamo. Dobbiamo abbondare
sempre di più in questo. In che cosa? Nell'essere graditi a Dio, nell'amare Dio più di quanto abbiamo mai fatto prima, nell'amare la parola di Dio più di quanto abbiamo mai fatto prima, nell'amare la Chiesa di Dio più di quanto abbiamo mai fatto prima. Alleluia! E poi l'Apostolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice che dobbiamo abbondare in questo sempre di più e a cercare di vivere in pace. Vivere in pace con noi stessi, vivere in pace con Dio, vivere in pace con gli altri. Ma questa pace non può essere fatta di circostanze o di situazioni favorevoli. Deve essere fatta della presenza di Gesù dentro di noi. Gesù ha detto: io vi do la mia pace, ma non come quella che il mondo vi dà. Io vi do la vera pace, la pace che comincia da dentro, la pace che solo il principe della pace è in grado di darci. Se lui è regnante dentro di noi, se lui è il principe dentro di noi, allora inevitabilmente c'è pace in noi, che non dipende dalle circostanze, non dipende dalle condizioni economiche, non dipende neanche dalla condizione di vita, non dipende neanche da quello che è il mondo intorno a noi, la condizione morale del mondo intorno a noi. Se noi serviamo Dio, se noi amiamo Dio, se noi ci sforziamo di essere graditi a Dio, a dispetto delle correnti, delle filosofie, delle mode, se noi restiamo coerenti nell'essere una testimonianza alla gloria di Dio, perché vedi, noi non dobbiamo preoccuparci di essere una testimonianza per la Chiesa, noi dobbiamo essere una testimonianza alla gloria di Dio, è a Lui che deve andare la gloria, perché se è per la Chiesa che lo facciamo è solo questione di tempo, prima o poi ci saremo stufi di accontentare la Chiesa. Io non devo accontentare la Chiesa, io devo accontentare Dio, io devo essere gradito a Dio, io devo vivere per Dio, io devo amare Dio. Alleluia. Il mio parlare, il mio vestire, il mio modo di essere, il mio modo di pensare, il mio modo di agire deve essere tutto in relazione a Dio. Cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri. Forse non l'avete mai letto nella Bibbia, fatevi gli affari vostri. Un altro punto, l'Apostolo Paolo, credo che sia al giovane Timoteo, che dice: ci sono persone oziose, pigre, che vanno di casa in casa a seminare dicerie, in poche parole vanno di casa in casa a fare i guttigliari. Oggi dovremmo dire: vanno da profilo a profilo a non farsi gli affari propri. Quale profilo? Profilo di Facebook. Vanno a curiosare e poi cominciano a mettere il naso in questo e in quell'altro. Se non riesci a fare un buon uso di qualsiasi social network, non lo usare, cancellati! Ma se lo usi per ficcare il naso negli affari degli altri, stai facendo un cattivo uso di qualcosa che potrebbe essere utile, con tutte le sue limitazioni. Però Dio dice: fatevi gli affari vostri. Farsi gli affari vostri significa che non dobbiamo ficcare il naso negli affari degli altri. E se vogliamo trasferire questo nel contesto ecclesiale, per chi non lo sapesse, per chi fosse l'ha dimenticato, per chi forse non l'ha mai accettato, vi ricordo che in ogni chiesa c'è un pastore. Nessun corpo ha due teste. Un corpo con due teste è un mostro. E il corpo di Cristo non è un mostro. Ogni chiesa ha un pastore e in ogni chiesa che ama la verità viene predicata la parola. E non c'è bisogno di pulpiti con le rotelle. Non c'è bisogno di ispirazioni profetiche.
Perché se la parola di Dio non è in grado di farlo, ogni qualvolta tu ti arroghi l'autorità di pensare di dover mettere l'incessatura nel polso del fratello o il busto alla schiena della sorella, non stai facendo altro che metterti in una posizione per cui Dio non ti ha chiamato, non ti ha chiamato. La parola di Dio dice: chi sei tu che giudichi il tuo fratello? Chi sei? Posso dirtelo io chi sei? Sei fuori posto, sei fuori luogo, sei un ficcanaso. Non sai farti gli affari tuoi. Vanno di casa in casa, vanno di profilo in profilo, per poi magari vado sul suo profilo, non lo so neanche se ce l'hai. Ce l'hai il profilo, quello metallico, no? e vedo che si è comprato gli occhiali nuovi, poi vado, lo fratello Alberto non ce l'ha. Facebook, completamente. Ha la faccia ma non ha il libro, ha il face. Vado sul suo profilo e gli mando un messaggio privato e dico: hai visto gli occhiali si è comprato Giuseppe? Ma quanto sono brutti. Io uso posto, mi metteva le lentine. Utiglio, il cortile virtuale. Fatevi i fatti vostri. Piuttosto che andare a curiosare nella vita degli altri, a scanso di equivoci. Potete stare sul mio profilo 24 ore al giorno, sapete cosa vedrete? Quando ci vado, una condivisione di Prayer Plus, la pubblicazione di un sermone, quando nella mia lettura quotidiana, non quando studio, nella mia lettura della parola di Dio quotidiana c'è un verso che mi colpisce in modo particolare, potrei anche condividerlo, ma non ci devo neanche andare, dalla mia Bibbia dico: condividi, e vi spunta là, e così, e potete scrutinarmi 24 ore al giorno, non mi potrebbe interessare più di tanto, nulla da nascondere, ma andare da profilo a profilo a curiosare, è come andare di casa in casa, o prendere, allora una volta si andava di casa in casa, poi ci fu il sopravvento del telefono, e c'erano linee telefoniche che erano roventi, al punto che si fondevano i fili, ora ci sono i social network. Dio aiutaci e dacci un po' di buon senso e facci rendere conto di quanto importante sia essere una testimonianza che dà gloria a te, perché noi vogliamo essere graditi a te. Essere graditi a te. Cercate di vivere in pace. Fatevi i fatti vostri. Lavorate con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Ora, se io devo camminare dignitosamente nei riguardi di quelli di fuori, quanto più devo camminare dignitosamente nei riguardi di quelli che sono parte della Chiesa di Dio? Se io devo amare i miei nemici, quanto più devo amare i miei fratelli? Alleluia! Se io devo essere gradito a Dio, non posso fare a meno di mettere in pratica la parola di Dio, di avere la lampada accesa. Perché questa vita, con tutte le gratificazioni, e purtroppo devo dirlo, devo ribadirlo, perché così come dice, Giacomo, nella lingua c'è potere di vita e potere di morte. La lingua, Giacomo la chiama come il fuoco dell'inferno, perché può causare dei danni assurdi, può uccidere. Mia nonna diceva: a lingua non avi ossa, ma rompi l'ossa. E se avrete la grazia di arrivare
in cielo, se non l'avete conosciuta, dopo aver incontrato Gesù, andate a cercare mia nonna. Sicuramente sarà un piacere incontrarla. Per molti la gratificazione è quella di poter andare dal fratello, dalla sorella e dire: scusa Giuseppe, stasera ce l'ho con te. Tanto tu le spalle ce le hai larghe. Ma andare dal fratello e dire: l'hai saputo che cosa ha fatto? Ho visto da una piazza, non sa ciò che stavo facendo, ma secondo mia, perché poi un guttigliaro deve sempre aggiungere secondo mia. Io ricordo anni fa ero andato insieme a qualcun altro a vedere un cinema per la conferenza, no, non a vedere un film, il cinema, il locale, per una conferenza. E mentre eravamo là ad aspettare il responsabile che ci avrebbe fatto vedere i locali, eravamo dietro quella grande vetrata all'ingresso del cinema, e io così quasi divertito ho pensato: se passa qualcuno di qua dalla chiesa sarò sulle prime pagine di tutti i giornali. Ubasturis nio cinema. Anzi no, Ubasturis nio cimina. Perché un vero catanese dice cimina. E per molti la gratificazione è questo, è vero di queste cose. L'ho visto là, e secondo me quella piccola aggiunta, quella spezia che dà un po' di piccante. La gratificazione di chi non è interessato a vivere per Dio. La trova nelle ipotesi, nei sospetti, nelle aggiunte, nelle elaborazioni. Sembra l'Apostolo Paolo che scrisse la Chiesa dei Romani, dice: nessuno di noi infatti vive per se stesso, e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Ricordate all'inizio? Essergli grati o essergli graditi o piacergli? Perché noi dobbiamo essere grati a Lui, ma dobbiamo anche essergli graditi. Dobbiamo vivere per il Signore. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo nel Signore. Ma questo non è nulla da prendere per scontato. È in base a quello che noi decidiamo di fare. Se io decido di vivere per Dio, che viva o che muoia, sono nel Signore. Ma se decido di non vivere per Dio, che vivo o che muoia, non sono nel Signore. Non è una questione che compro un paio di scarpe solo perché mi piacciono e poi magari mi accorgo che mi stanno troppo strette o che non è esattamente il modello che avrei voluto comprare e magari li regalo o li metto da parte. È questione di vita eterna o di per eterna. Ed è qui, durante questa vita, che noi facciamo la nostra scelta. Ed è quello che noi facciamo in questa vita che determina quello che il Signore ci dirà all'ingresso della nuova vita. Potrebbe dirci: entra benedetto, oppure potrebbe dirci: vai via da me. Ma non perché lui ha dei pregiudizi, non perché lui preferisca i calvi piuttosto che quelli che hanno la parrucca. È in base a quello che io ho deciso di fare, è in base a quello che tu hai deciso di fare. Se tu hai deciso di
essergli gradito, farai di tutto per compiacere il Signore, vivrai per compiacere il Signore, parlerai per compiacere il Signore, ti vestirai in modo da compiacere il Signore. È la tua responsabilità personale per la tua vita, per la tua vita. Ho incontrato persone, ed è successo pure a me, a meno che non si tratti di un seminario, e anche questo molte volte, per il seminario è successo diverse volte che dico al predicatore, all'insegnante invitato, dico, mi piacerebbe che tu trattassi questi argomenti. Ma quando viene qualcuno a predicare, non sono mai là a dirgli, guarda che se puoi toccare questo soggetto, sai, c'è un fratello che ci viene da manga, pavarà decima, allora non dico mai nulla del genere, Dio ne è testimone. Qualunque cosa predica è quello che lui ha nel suo cuore. Ma io ho incontrato persone, ricordo una volta c'è stato un predicatore qui a Catania, io stavo già uscendo per andare a prendere l'auto e lui e sua moglie erano rimasti qualche passo indietro e poi si sono intrattenuti a parlare con mia moglie e cercavano di capire se c'era qualche problema in particolare nella chiesa, così poi avrebbero potuto dire sento da parte di Dio che c'è questo problema. Come dicono gli americani, mica scaudo cuore. Perché per me questo non è un atteggiamento corretto, non è essere spirituale. Per me questo è non sapersi fare gli affari propri. Perché se Dio vuole che il predicatore ospite metta il dito nella tua piaga, sarà lo Spirito Santo a guidarlo. Non deve essere l'investigazione privata, magari andando dalla moglie pensando che è una stupidella qualsiasi che svuota il sacco e dice, ah, questo, quello. Con mia moglie si sono trovati di fronte a un muro ciclope. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Se noi vogliamo essergli graditi, siamo del Signore. Apparteniamo al Signore. Facciamo la volontà del Signore. Siamo una testimonianza vivente per il Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, ed è tornato in vita per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Quello che la parola di Dio qua sta dicendo, quello che l'Apostolo Paolo qua sta dicendo, la ragione per cui noi possiamo essere del Signore è perché Gesù Cristo è morto, ha dato la sua vita per noi. Ma se noi non viviamo per Dio, stiamo letteralmente prendendo il sacrificio che Gesù ha fatto per noi, lo stiamo accartocciando, lo stiamo buttando nel cestino della carta. Non ha nessun valore per noi. Ricordo anni fa, ho sentito una storia vera. Una famiglia che andò in vacanza, avevano gioielli a casa, avevano denaro, hanno messo tutto in buste sigillate, hanno infilato tutto nel freezer, perché pensavano è l'ultimo posto al mondo dove i ladri andranno a cercare oro o denaro. E andarono via, era una coppia, avevano i figli già sposati, uno dei figli di tanto in tanto andava in casa a controllare per assicurarsi che tutto era ok, e un giorno arrivò a casa e non c'era luce, andò a controllare l'automatico, era tutto a posto ma non c'era luce elettrica, e aprì il frigo e si rese conto che tutto era marcito dentro il frigo, c'era una puzza incredibile, quindi diligentemente ripulì il frigo di tutte quelle cose puzzolenti e li buttò nella spazzatura. Poi sentì con i genitori, non so se lo stesso giorno, giorni dopo, e ha detto tutto ok, sì, tutto ok, l'unico problema è andata via la luce e il cibo che c'era nel frigo, nel freezer, era andato a male, si era guastato e quindi ho buttato via tutto. La mamma è rimasta in silenzio.
Cos'è che hai fatto? Ho buttato via il cibo marcio, mamma. Hai buttato tutto? Sì, mamma, tutto. Faceva puzza. Ma là c'era il mio oro. C'erano i nostri soldi. Non conoscevo il valore di quello che c'era là dentro. E l'ha buttata. Se avesse saputo che c'era oro e c'erano soldi, avrebbe preso i guanti tranquillamente, avrebbe cominciato a scartare tutto, prendere l'oro, il denaro, metterlo da parte e poi... Ma non sapeva il valore di ciò che c'era là dentro. E lo ha buttato via. Ora noi conosciamo il valore del sacrificio di Gesù Cristo. Ma ogni qualvolta decidiamo di non vivere per Dio, stiamo buttando via quel grande tesoro. Stiamo decidendo di non essergli graditi. Stiamo decidendo di non apprezzare il suo sacrificio. Per questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita. Per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi, sia dei morti che sono morti in Cristo, sia dei viventi di quelli che stanno vivendo per Cristo. Ma tu, Paolo, sarà pur difficile, però le sue parole, ma tu, perché giudichi tuo fratello? Quindi prima parla con te e poi dice, e anche tu. Poi ce n'è un altro, ci sono tanti tu. Tu. E anche tu. Perché disprezzi tuo fratello? Prima parla con tu e poi parla anche con tu. Perché giudichi, perché disprezzi. Potremmo dire perché ti arroghi l'autorità di pensare di essere la risposta ai suoi problemi. Se proprio pensi che tuo fratello ha bisogno del tuo aiuto per crescere, sai come puoi aiutarlo? Pregando. Pregando per lui. E se veramente sei un cristiano, essendo un esempio, una motivazione per lui a vivere meglio. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Paolo qua sta dicendo, a dispetto di quello che tu pensi di essere, a dispetto dell'autorità che ti arroghi, che ti prendi di tua propria iniziativa, a dispetto del fatto che sei bello o brutto, a dispetto del fatto che sei debole o forte, alla fine la somma o la destinazione finale è uguale per tutti quanti, quindi ognuno di noi deve semplicemente preoccuparsi di essere gradito a Dio. E per essere gradito a Dio c'è solo un modo, quello di vivere secondo la sua parola. La parola scritta e la parola predicata. Non puoi crearti una vita cristiana personalizzata. La vita cristiana deve essere vissuta sull'impronta di Gesù. È lui che ha pagato il prezzo. Ricordate il prezzo del perdono? È lui che ha pagato il prezzo. Ha pagato per me, ha pagato per te, ha pagato per il mondo intero. Solo chi decide di essergli gradito sarà accolto da Dio. Vieni e godi nella gioia del tuo Signore. Vieni, benedetto dal Padre mio. Amen. La vita è reale. La vita è un'opportunità.
La vita è il tempo di ognuno di noi per decidere dove passare il resto dell'eternità. Parlavo con una persona oggi e mi diceva quali sono le sue intenzioni per prendere qualche giorno di pausa dal suo lavoro, ma ancora non sono riusciti a mettersi d'accordo con sua moglie. Lui vorrebbe andare a fare la crociera, lei pensa che ormai è troppo fuori stagione, costerebbe troppo, e ancora non ha deciso cosa fare. Fra qualche giorno dovrebbe chiudere la sua attività per andare in vacanza e non sa dove andare. Molti vivono in relazione all'eternità così, non sanno dove stanno andando, non sanno come vivere. O quando a volte sanno come vivere, stanno vivendo nel modo sbagliato, prendendo per scontato il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi. La tua unzione mi accorge, è per me così dolce, voglio stare con te. Gioia in abbondanza, c'è nella tua presenza, pace e libertà. Stare con te.